Amici cacciatori, ci troviamo all'interno dell'azienda Fausti, siamo stati appena accolti e ai piani superiori ci attendono le sorelle Barbara e Giovanna per quella che è una vera e propria consegna delle armi. Saranno i fucili della nuova stagione, quelli con cui vivremo le nostre e le vostre emozioni sui terreni di caccia. Andiamo a scoprire i modelli. Sempre un piacere, un'emozione attraversare lo showroom estremamente assortito di questa azienda di cui soltanto un anno fa, in questi giorni proprio, si festeggiava il 70° anniversario di una storia di grandi successi, una grande tradizione di cui vediamo i principali esempi proprio esposti in queste rastrelliere. Ma arrivo alla sala delle armi dove ci attendono Barbara e Giovanna. Ciao Fabio, benvenuto. Ciao, come va? Ciao Barbara, bene, grazie. Bene. Mi sistemo al centro fra voi due. Perfetto. Ho visto uscire due giovani cacciatori con dei grandi sorrisi, molto soddisfatti, quindi continua questa grande tradizione. Sì Fabio, infatti è molto bello vedere dei giovani che si approcciano al nostro mondo. Erano molto soddisfatti e per noi la cosa migliore quando un cliente acquista un'arma su misura, diciamo che la soddisfazione maggiore è vederlo con quel sorriso sulle labbra quando ritira l'arma. Tu sai che noi costruiamo armi su misura, certo. Per cui questo è sicuramente una cosa molto importante per il cacciatore finale, perché può ordinare un'arma sia nelle caratteristiche balistiche sia nell'estetica e le caratteristiche legate al tipo di caccia che poi loro andranno a fare. E tu sai che la stagione di caccia non è tanto distante, tra l'altro. No, per fortuna infatti ormai ci siamo. E Barbara, quali sono, finalmente ditemelo e diciamolo sì. Ai nostri lettori, quali sono le armi destinate? Sono sicura che sei curioso. Abbiamo preparato per te tre bei gioiellini. Allora, un modello da sporting, che è il nostro Magnificent Sporting. Beh. In questo caso è un calibro 28. Ti abbiamo preparato tutti i calibri piccoli. Sai che noi benissimo, siamo amanti dei piccoli calibri, quindi... È una passione dilagante, sì. Quindi allora, un calibro 28 da sporting, poi un calibro 20 sovrapposto, tutta caccia, e una doppiettina in calibro 410. Benissimo. Quindi hai una gamma piuttosto vasta. Posso andare subito certamente. A il primo esempio, allora lo sporting suppongo sia questo, sì. È un modello Magnificent. Magnificent Sporting, in questo caso è, diciamo, con canne da 75 e strozzatori interni da sporting, ma chiaramente realizziamo anche la versione con strozzature fisse. E è un calibro 28, come dicevamo, con bascola dedicata. Il cliente può ordinare, e capita molto spesso, anche una canna intercambiabile in calibro 410. Quindi certo. Ha un doppio, diciamo, certo. Utilizzo. Doppia funzionalità. Esatto, è un'arma appunto molto pratica. La vediamo col calcio fisso, però realizziamo anche la versione con calcio regolabile. Viene poi personalizzata con eventuali iniziali in oro sul ponticello. Già vedo delle incisioni molto importanti. L'incisione è molto, secondo me, molto molto carina. È un'incisione, seppur a laser, è un'incisione molto profonda, quindi ha un risultato molto bello, molto piacevole. È un'arma estremamente bilanciata e come tutte le armi Fausti consegniamo l'arma comprensiva di prova di rosata, quindi le geometrie interne della canna sono delle geometrie molto particolari e garantiamo appunto la massima resa balistica. E le andremo poi anche a verificare direttamente in pedana. Ce lo dirai anche tu poi. Volentieri. Passiamo a quello che onestamente, un attimo, mia. Di più l'attenzione, non avevo dubbi. Perché è la mia caccia, sì. Lo sappiamo, preferita, allora, con i cani da ferma. Esatto. E abbiamo... Questo è il nostro class SLX e in questo caso le canne sono lunghe 65 cm, disponibile anche la versione 63,5. La strozzatura è una strozzatura fissa, cilindrica 3 stelle modificata. Perfetto. Chiaramente realizziamo l'arma anche con gli strozzatori intercambiabili, anche se noi sì. Siamo, come tu sai, sì, siamo dei forti sostenitori della strozzatura fissa.
E dimenticavo una cosa importante che riguarda la chiusura brevettata Forlox. Si tratta della nostra classica e molto famosa chiusura a quattro ramponi. Una chiusura, per spiegarlo molto semplicemente, abbiamo quattro punti di chiusura. All'inizio lavorano solo due punti. Dopo moltissimi colpi, quando l'arma, diciamo, avrebbe bisogno di essere sistemata, iniziano a lavorare gli altri due punti di chiusura. Quindi certo. È un'arma che posso dire che ha una doppia vita con la nostra arma, nel senso che è una grande garanzia robusta, sia di resistenza che appunto di longevità dell'arma. Esatto, per carità, due punti di chiusura sono più che sufficienti in un'arma, ma se ce ne sono quattro, perché è raddoppiata anche lì. Esatto. Poi vedo delle incisioni ovviamente dedicate alla sua caccia di riferimento, bellissime le beccacce sui lati delle lunghe cartelle. E anche in questo caso, come diceva prima Giovanna, realizziamo l'arma con il calcio su misura. E di nuovo sempre il discorso dell'arma certificata come prova di rosate. Beh, qui come vedete ci sarà poco da rivedere perché ci siamo. L'abbiamo fatta per te. Esatto, ci siamo. Perfetto. E andiamo all'ultimo modello, il terzo. La DEA SL, che è un grande classico. E qui chiedo a te lo sforzo, poi quando la proverai sul campo, di presentarla in inglese, perché questa è un'arma che noi vendiamo direttamente sul mercato americano e quindi non è destinata al pubblico italiano, ed è per questo che ti ho chiesto se potrai fare la presentazione di quest'arma. È la DSL, come vedi ha un'incisione tutta fatta a laser ma molto profonda, carina. È una versione, diciamo, della nostra DEA italiana, ma anziché avere le foglioline in oro e quindi molto semplice, molto fine, si è preferito seguire quello che è un gusto un attimino più internazionale e che possa piacere anche al mercato, diciamo, americano. Tu sai che in America abbiamo comunque una posizione molto buona, perché Fausti è molto conosciuta, sono tantissimi anni che siamo sul mercato americano e il nostro grande biglietto da visita è che, avendo una sede direttamente negli Stati Uniti, anzi come tu sai ora le sedi sono due, perché oltre che una in Virginia ne abbiamo una anche a San Antonio, per cui per noi è molto importante curare il mercato, non solo dando quello che è il prodotto che noi facciamo per l'Europa, ma studiato per quelli che sono proprio i gusti dei nostri clienti finali negli Stati Uniti. Un prodotto dedicato, come sempre. Esatto. Quindi avrai il piacere di provare anche lei, pur non essendo fatta direttamente per l'Italia, e avrai modo di provare un qualcosa mi perdoneranno tutti per questo. Vedo un'attenzione, oltre che all'estetica, anche alla funzionalità, soprattutto nell'impugnatura, che pur essendo un piccolo calibro, perché è un 410, però assicura una presa salda e efficace, perché abbiamo questo mezzo castoro che va sicuramente ad aiutare sulla linea di mira, non in bunda. E hai messo l'occhio su un dettaglio molto importante, perché anche se l'asta a coda di castoro in genere è meno elegante di un'asta all'inglese, in un calibro piccolo è fondamentale avere un'asta che comunque avvolga la mano, per non poi, quando l'arma viene utilizzata, la linea di mira e non andare ad intaccare anche le canne. Perfetto, io posso solo ringraziarvi. Ora tocca a te sul campo. E buon divertimento. Con piacere ci rivedremo direttamente a caccia.